Vediamo adesso la funzione del metronomo, una funzione piuttosto semplice. Questa funzione ha due sottofunzioni. La prima appunto è il pulsante metronomo che fa attivare la riproduzione del metronomo durante il play o la registrazione. Questo pulsante accanto con questi numeri rappresenta il pre-roll. La funzione del pre-roll sta ad indicare il numero di battute che vengono eseguite dal sistema prima di avviare la registrazione. Cioè a dire, se io inserisco una battuta e registro, la registrazione si avvierà unicamente dopo una battuta di metronomo. Questo per permettere di prepararsi a eseguire la propria performance. Quindi io appena premerò il pulsante REC, la registrazione non partirà subito, ma solo dopo 4 battiti di metronomo.